un grande traditore o un capro espiatorio? La domanda ha cominciato a circolare subito, perché quello del maggiordomo colpevole è un finale troppo facile per una vicenda troppo complicata. Eppure Paolo Gabrieli, l'uomo ombra del Papa, conservava nel suo appartamento in Vaticano una gran mole di documenti riservati e questo è bastato per arrestarlo. Se si volesse adottare una logica romanzesca, si potrebbe anche pensare che qualcuno lo abbia voluto incastrare, un'ipotesi adombrata persino dal confessore del maggiordomo, che in un'intervista coperta dall'anonimato si dichiara molto scettico e dice: raccogliendo le confidenze di tanti in Vaticano, aveva finito per scontrarsi con qualcuno di molto potente. Già, ma allora vuol dire che Gabrieli era un uomo ricattabile, cosa che contrasta con l'immagine di persona specchiata e devota descritta da tutti. Per cercare di fare un po' di chiarezza, intanto dobbiamo ricordare che l'arresto del maggiordomo non è il finale del giallo, ma semmai il prologo. E poi bisognerebbe cambiare metafora. Gabrieli non sarebbe un corvo, ma una talpa, ovvero un trafugatore di segreti di Stato al servizio dei veri registi del polverone scatenato negli ultimi mesi dentro la Curia Romana. I corvi raramente volano soli, si sussurra in queste ore negli ambienti vaticani, e si attendono altri sviluppi. Il maggiordomo intanto è stato già sostituito dal suo vice, questo giovane che stamane era seduto nella jeep del Papa accanto al posto di guida. «Grazie Santo Padre, siamo tutti con te», recita lo striscione insato dai fedeli in piazza San Pietro, e Benedetto XVI cita le parole di Gesù per dire che il vento scuote la casa di Dio, ma essa non cade perché è costruita sulla roccia, la roccia della fede. Come a dire, gli intrighi del piccolo Stato pontificio sono una cosa, la Chiesa è un'altra.